Barreca ha dovuto lasciare la sua cella nella casa circondariale del carcere Pagliarelli per essere ospitato in una struttura con una popolazione ridotta che possa garantirgli un controllo e un'assistenza migliori. Questo è il motivo ufficiale per cui Giovanni Barreca, un imbianchino, sarebbe stato trasferito dal carcere Pagliarelli di Palermo a quello di Enna. Il trasferimento è avvenuto repentinamente, senza alcuna notifica ai suoi legali. Secondo una seconda versione, questa volta non ufficiale, il vero motivo potrebbe essere che Barreca, nel penitenziario di Palermo, si sentiva ancora perseguitato dal demonio. Si dice che avesse avvistato il diavolo addirittura fra i detenuti e volesse aiutarli praticando esorcismi. È una storia che sembra ripetersi. Giovanni Barreca è infatti accusato di aver eliminato la sua famiglia al fine di liberarla dal demonio. Si ritiene che abbia ucciso la moglie, Antonella Salamone, e i suoi due figli, Kevin ed Emmanuel. Barreca stesso ha chiamato i carabinieri l'11 febbraio scorso. Con lui sono stati arrestati anche i cosiddetti fratelli di Dio, Sabrina Fina, una venditrice online di prodotti naturali per il corpo, e suo marito Massimo Carandente, descritto come una sorta di maestro spirituale. Due giorni dopo è stata arrestata anche la figlia maggiore di Barreca, accusata dagli inquirenti di aver partecipato agli esorcismi e alle torture inflitte alla madre e ai fratelli minori. L'avvocato di Giovanni Barreca, Giancarlo Barracato, ha chiarito che i ruoli in questa vicenda sono ancora tutti da definire. Barreca, dal momento del suo arresto, sostiene di essere stato solo uno spettatore di ciò che i due compagni stavano facendo e di non aver mai avuto un ruolo attivo. Il suo avvocato ha fornito nuovi dettagli riguardo alla possibile presenza di altri complici, persone che sarebbero state almeno a conoscenza degli eventi che si svolgevano nella casa, e spiega. Barreca ha ribadito che Carandente si era intrattenuto al telefono con qualcuno per una mezz'ora. Non si sa con chi. Certamente con qualcuno all'esterno. Non si sa se fossero messaggi vocali, chiamate o messaggi su WhatsApp. L'inchiesta sulla tragedia di Altavilla sembra aprirsi a nuove prospettive. Secondo una delle linee investigative seguite dagli inquirenti, Carandente e Fina, che in passato frequentavano la chiesa evangelica, si sarebbero separati per formare un gruppo di preghiera autonomo, coinvolgendo altre 10 persone e un presunto santone. Tramite l'analisi dei loro telefoni cellulari, che registrano anche i loro spostamenti, si cercherà di stabilire con chi abbiano avuto contatti nella settimana in cui si sospetta abbiano praticato gli esorcismi e se si siano allontanati dalla villetta. Inoltre, gli inquirenti stanno verificando se Carandente e Fina si siano presentati nuovamente alla chiesa evangelica subito dopo il tragico evento, forse per cercare di stabilire un alibi. Recentemente i due hanno incontrato il loro avvocato in carcere e hanno a loro volta accusato Barreca come l'autore materiale dei delitti. La loro versione sembra contrastare con quella della figlia di Barreca. La ragazza è stata interrogata per 6 ore nelle scorse settimane, ma non ha mostrato alcun segno di pentimento. Rimane convinta che sua madre e i suoi fratelli fossero posseduti dal demonio e che avessero bisogno di essere liberati. Ha ammesso di aver partecipato anche lei alle torture che hanno portato agli omicidi e ha fornito agli inquirenti ulteriori dettagli utili per una più accurata ricostruzione degli eventi. Inizialmente, nel suo primo interrogatorio, si era presentata come un sopravvissuto alla tragedia. Io parlavo con Kevin di questi due soggetti, Fina e Carandente, ed eravamo entrambi sconvolti dalla situazione. Una sera Massimo aveva mal di testa e sosteneva che fossero i demoni ad attaccarlo. Si è alzato, è andato da mio fratello e ha detto «Il problema sei tu», iniziando a fargli domande tipo «Chi sei nel nome di Gesù?». Kevin non sapeva cosa rispondere e diceva «Non lo so». Io ho detto a Kevin che volevo andarmene di casa. Mia madre mi diceva di chiamare i carabinieri, ma io per paura non l'ho fatto. Ho assistito a tutto. Poi me ne stavo andando, ma hanno iniziato a dire che se facevo così non ero una figlia di Dio. Io ero distrutta e non ho fatto niente. Sono stata costretta ad assistere a tutta la scena. Ora le sue dichiarazioni saranno nuovamente confrontate con quelle di Fina e Carandente, nonché con quelle del padre.
Potrebbe esserci un nuovo interrogatorio per Barreca, ma questa volta potrebbe scegliere di non rispondere. Durante il suo soggiorno nel carcere di Enna verranno eseguiti dei test per valutare il suo stato di salute mentale. La sfortunata moglie, prima di essere torturata e uccisa, si era confidata con alcuni amici al telefono. Aveva avvertito qualcosa di strano nei comportamenti del marito, specialmente dopo l'arrivo di Carandente e Fina, inizialmente invitati solo per una sessione di preghiera. Alla fine del dicembre 2023 aveva inviato alcuni messaggi vocali, esprimendo le sue preoccupazioni riguardo ai fratelli di Dio. «Io vorrei andarmene, però qua ho paura per Kevin mio, perché ora hanno messo le radici ed è un casino schiodarli proprio». Antonella sarebbe stata la prima vittima della tortura e dell'omicidio, seguita poi dai due figli. Ora gli inquirenti stanno cercando di comprendere se dietro a questo tragico evento ci sia unicamente fanatismo religioso, oppure se vi sia un interesse più ampio nel distruggere la famiglia.